Buongiorno, io sono Maurizio Gandini e circa dal 1980 che mi occupo di discipline interne, in modo particolare Tai Chi Chuan, e l'esercizio che vengo a proporre oggi riguarda una delle tecniche di base di questa disciplina, comunemente è noto come l'esercizio del bozzolo di seta. E in cosa consiste? Sostanzialmente è un esercizio molto elementare che tende a aumentare la consapevolezza corporea per quella che è la struttura interna. Dal punto di vista marziale, il vantaggio è che si sostanzialmente acquisisce l'abilità di muovere il corpo nel suo assieme, globalmente. Quindi questo permette di sviluppare una potenza nelle varie tecniche molto superiore a quella che danno normalmente i movimenti segmentari delle pratiche cosiddette esterne. Sostanzialmente, da un punto di vista fisico, abbiamo una distanza molto maggiore che copriamo con il nostro movimento e sostanzialmente corrisponde all'avvolgimento che possiamo fare attorno al corpo, disteso per la lunghezza, per la velocità, quindi una distanza molto maggiore si recupera una potenza molto maggiore a parità di velocità e di tempo. Dal punto di vista salutistico, il movimento coinvolgendo tutto il corpo genera un massaggio a tutti gli organi interni.